Che figata! No vabbè! Oggi andremo a vedere tutti i TikTok più mitici che ci sono. Bisogna fare una sorta di macchinario del genere, tipo un po' strano che fa, che lampeggia tutto quanto, no? E comunque non chiedetemi come l'ho fatto, ma l'ho fatto da solo, cioè sono un genio. Comunque, dopodiché dobbiamo fare tipo una sorta di cosa così, però tipo, così. E quindi dopodiché bisogna fare. Allora, se mi state prendendo in giro non si fa comunque, cioè mi offendo totalmente, perché io sono perfettamente capace di fare queste cose. Io sono con la redstone, sono un tutt'uno. Infatti la gente mi dice che sono bellissimo perché sono parte della redstone. Ecco qua, adesso c'è questa cosa, perfetto. Dopodiché facciamo tipo più così, e quindi mettiamo tipo tanti blocchettini così, e fidatevi che adesso verrà una cosa fighissima. Praticamente mettiamo una water, tipo che sarebbe l'acqua, la water, in inglese si dice water, e water bucket, you know, ok. Poi dopo un bov, ok, va bene questo. E dopodiché cos'altro devo prendere? Devo prendere tipo delle arrows, e però le arrows con la night vision, ecco qua. Oppure ci starebbe anche con questo. Proviamole tutte e due, perché praticamente se tu spari tante freccettine, praticamente salta e sale, vedete? Tipo, adesso guardate che figata. Vedete raga, mamma mia. Infatti adesso se iniziamo a sparare tipo un botto, e tipo tantissime così, facciamo tan. Ok, guardate qua cosa hanno fatto. Hanno creato una sorta di fontana fighissima. Ovviamente si può fare con tutto quanto, tipo una fontana bianca, una fontana rossa. Infatti, se noi adesso togliamo questo e facciamo così, così, ok, perfetto. Dopodiché prendiamo invece quelle rosse così e iniziamo a lanciarle tutte quante così. Praticamente si farà una fontana tutta quanta rossa, fighissima proprio. Wow, adesso guardate. No, vabbè, raga, cioè, nel senso, queste sono le gocce di sangue praticamente. Vi immaginate? Cioè, ma che figata, tipo vai in giro in un castello così. Infatti io ve lo consiglio, molto semplice. Vi faccio anche vedere come si accende questo circuito. Praticamente bisogna mettere così il coso, e poi così qua, e praticamente qua così, e praticamente prendi una torcia di redstoneina, ok, perfetto. E però metti anche questo ovviamente, così, ok. Dopodiché così e così, e vedete che inizia a girare tutto quanto. Un 2. Sono molto fiero di me stesso solo per questa cosa di redstone che sono riuscito a creare, perché loro l'hanno fatto con l'hopper, ma con l'hopper qua non funziona. Funziona invece con le altre cose, con la redstone e basta. Bene, io direi di passare al prossimo, che ci sta troppo. Allora, io qui ho visto una cosa alquanto particolare. Togliamoci tutte queste cose e poi praticamente prendiamo le fence. Praticamente c'era una volpe che faceva tutte delle particelle strane, ma non so se è vera quella cosa. Infatti, com'è che si chiamava la volpe in inglese? Dai, com'è che si chiama la volpe, raga? Qualcosa con la F, giusto? F, dimmi che la F, se no sono stupido. Non è la F, giusto? Fox, ecco, esatto. Dai, come faccio a non ricordarmi come si chiama la volpe? Praticamente facevano così, no? Ok? Mettendo queste cose qua, facendo una cosa alta, così la volpe non può scappare, giustamente. Magari facciamo neanche di un altro livello, così siamo sicuri al 100.000% che non scappino. Dopodiché, cosa ho fatto? Ho rotto le scatole anche a voi. Praticamente prendo un lad, no? Dai, non mi ricordo più come si chiamano le cose. Ok, praticamente gli do questo guinzaglio e praticamente lei lo dovrebbe prendere in bocca. L'ha preso o no? L'ha preso! Adesso prendo una sword. Praticamente devo picchiarla. Cosa devo fare? No, scusate un attimo, perché io qua sto vedendo un attimo come funziona questa cosa, perché non è possibile. Allora, praticamente loro buttano No. Ho capito tutto come funziona, amici. Fidatevi di me. Praticamente, comunque non sto facendo tagli perché voglio rendere questa cosa un'esperienza fra amici. Via, volpe stupida. Praticamente, voi siete i miei amici che guardate comunque. Allora, egg. Allora, fox praticamente devo prendere. Ok, perfetto. Dopodiché devo prendere un totem del non morto. Il totem del non morto, che fra l'altro dovrebbe essere in questa categoria, giusto? Mi sono sbagliato, ovviamente. Allora, in questa categoria, non mi ricordo, dai, dove sono i totem del non morto? Qua sotto? Non nemmeno qua sotto. Io l'odio il totem del... Dai, per favore, totem, dove sei? Che io qua non posso fare tagli. È proprio una cosa che ho detto che non posso fare, a parte a volte quando serve. Vabbè, lo cerco, totem. Esatto, è proprio lui. Guardatelo, che dovrebbe essere anche una cosa. Non chiedetevi perché, perché comunque una skin, una texture un po' strana. Praticamente metto la fox
e gli do questo totem del non morto. Quindi io la ammazzo, cioè se la ammazzo praticamente il totem dovrebbe scomparire. Quindi guardate qua, pem pem pem. What the freak, what the fuck, like what? Cioè cosa ho appena visto, raga? Cioè praticamente la volpe praticamente ha usato il mio totem. Carissima, ma te ne do. Allora, dammi tutti i totem che gli do tutti alla poverina simpaticissima. Tieni, ecco. Adesso tu sarai la mia amica. Mi raccomando, amica mia, Marcella la fanchella. Praticamente dovrai fare tante cose belle per il tuo padrone. Io ormai sono il tuo padrone perché ho dato il totem. Non rompere le scatole. Praticamente dovrai vivere il quanto più possibile, proprio come fanno in The Promised Neverland, che per chi non lo conoscesse è un anime. Dovrete vivere. Vivi, oh creatura volpe bella. Mua. Bacetto. Mua. Oh, no, ancora un altro, va bene. Mua. Mua. Tanti bacetti, amore. Ti voglio tanto bene. Ok, vi chiedo scusa e comunque passiamo al prossimo TikTok. Allora, per il prossimo TikTok ci serve dell'acqua, un corso d'acqua che tipo colleghi da una parte all'altra. Questa parte va benissimo. Allora, prima di tutto ci serve la Soul Sand, quella là che fa le bollicine sott'acqua. Poi praticamente ci servono le Powered Rail, Powered Rail, ma vi ricordate quel meme strano? Vabbè, comunque non voglio dire. E poi dopodiché ci servono i cartelli, come si chiama? Carrels, giusto? No, com'è che si chiamavano? Minecart, ok, perfetto. Perfetto. Allora, se state prendendo in giro, vi capisco, anch'io prenderei in giro uno che direbbe questa cosa, tipo fare ahaha, che stupido che non sa nemmeno che carrels non vuol dire niente, a parte che non lo so, cioè magari vuol dire qualcosa in inglese. Metto tutte queste cose, figlio di schifoso, ok, perfetto. Mettiamo tutte queste cose qua sopra, come ben vedete. Facciamo così un lungo corsone d'acqua di cose. Così voi le potete anche provare nel vostro mondo comunque queste cose. Cioè, nel senso, potete fare un sacco di costruzioni bellissime. Bellissime, se sono vere. Perché non so in realtà. Cioè, nel senso, io sto provando queste cose, ma cioè, magari è vero, magari no, chi lo sa. Cioè, nel senso, io qua non è che sto per non è che voglio giudicare, però, insomma. E poi praticamente qua redstone. La redstone, prendiamo anche un redstone block che va benissimo. Lo mettiamo qua in parte e praticamente anche qua, vabbè, magari lo mettiamo qua così, ok, perfetto. Adesso, secondo il TikTok, viaggiando, diciamo, andando qua, praticamente poi si dovrebbe galleggiare su questo coso. Io non lo so, però di certo dovremmo provare. Prima togliamo queste cose, sennò poi non cadere. Ok, perfetto, facciamo così, mettiamolo così. Bene, dovrebbe funzionare. Ah, perché non va? Ah, giusto, devo partire io. No, raga! Non funziona, cioè nel senso devo continuare e non va più, perché non va più? Se vi state chiedendo del perché io sia con un composter in mano e abbia messo questo composter all'interno di questa caverna con della lava, beh, allora guardate qua, praticamente questo mi dice una cosa molto strana, praticamente facendo questa cosa qui. No, vabbè, si possono spiare tutte le cose col composter, no, che figata. Poi lì ci sono anche dei diamanti, vedete? Non vedete un cavolo invece, mannaggia a me. Aiuto, però voglio uscire, aiuto, help me, ok, perfetto, bene. Adesso me ne devo uscire di nuovo, come faccio? Qua c'è un mistero, vedo. Qua l'albero non ha un tronco. Questo è molto strano, devo dire. Cos'è successo? Forse ti serve un TikTok hack per fare qualcosa? Non lo so, però adesso guardate qua. Potete fare degli alberi con dei tronchi grazie al composter. Vi giuro che questa cosa me la sono appena inventata da solo. Non è un TikTok hack, però se ci pensate, effettivamente, facendo così, prendendo le foglie, facendo... Ok, facendo questa cosa qua, stando attenti a non mettere le cose strane, potete fare delle palme più belle degli alberi normali, veramente. Guarda, cioè tipo fate così tutto quanto un po' particolare e vedete, avete fatto un albero nell'acqua che sembra una palma, fighissimo. Cioè, wow, sono un genio senza genio. Prendete l'ascia prima di tutto, ok, prendete questo, prendete il cannocchiale, dopodiché prendete le pozioni, tutte le pozioni che esistono. Allora, io mi sono stufato un pochino di vedere tutti questi fondali così spenti e così non accesi. Ok, perfetto, prima di tutto li ho accesi. Adesso andiamo a farli belli, tipo scavando con i nostri picconi, ovviamente. Sì, però ovviamente questo piccone non va bene perché non scava un caspito di niente.
Però praticamente, se ben vedete, qui si possono fare i vorticoni e dopo con i vorticoni si può... No, non funziona questa cosa. Cioè, allora, io veramente sono scioccato. Non... Allora, se io devo fare un vorticone, praticamente lo faccio così. Cioè, nel senso, ovviamente... Aiuto! Ok, scusate, stavo morendo un attimo, ma ora ce l'ho fatta. Praticamente, questo vorticone ti attira all'interno e qua in mezzo c'è il buco del vorticone. E qua potete appunto fare una sorta di passaggio segreto, che in realtà non è segreto se ci sono i vorticoni, però praticamente vi dovrebbe portare all'interno del vorticone. Questa dovrebbe essere l'entrata di una casa. Peraltro, in questo vorticone voi potrete anche respirare, ma come parlo? Sono respirare, ok, perfetto. Ma guardate quanto sono bello. Infatti, se voi state anche shiftati sul vorticone di magma, non vi fa niente. Invece se state così, sì. Invece se state shiftati, non vi dovrebbe fare niente. E poi, ovviamente, cosa fate una volta che avete finito? Fate così e vi mettete... Ops! Vi mettete a scavare tutto quanto, tutto così. Anche perché poi comunque il piccone... Non so se lo sapevate. Questa è una cosa, un tipo un po' particolare. Però praticamente il piccone d'oro è un piccone che fa tutto quanto più... che si scava molto più velocemente. Guardate, infatti. Se io adesso mi metto a scavare, guardate quanto velocemente si scava. Ok, si rompe in 2 secondi, eh. Però si scava molto più velocemente rispetto al piccone di diamante. Secondo me è carina come cosa, dai, ci sta, devo dire.